Benvenuti in questo nuovo video di GTA 5. Quest'oggi modifichiamo il nuovo veicolo uscito con il nuovo update di GTA 5 che non abbiamo portato, ma è tutto nuovo. Auto che si ispira a una Lamborghini stupendissima. Quindi gara di modifica, siamo in quattro, tutti e quattro la modifichiamo. E questo veicolo qua non si vede perché è notte, perché in questo gioco è sempre notte. Ferrero ha rotto le scatole. Ma non partiamo, è notte, non si vede nulla. Invece ti si vede anche tutto. Incartato nell'intro. Guarda che bella, Steph, eh? Ma perché non l'hai presa blu, scusa? No. Perché non l'ho presa blu? Perché a me piace nera quest'auto. Guarda cosa ti dico. No, ma Steph, guarda cosa ti dico. Sei pronto? Mm-hmm. Pensa che è notte, ma quando finiremo la modifica sarà giorno. Oh, e questa allora è una magia incredibile, però. Io, ragazzi, pazzesco, mi sto montando, eh? Cercando di entrare nel... Vado a modificare io, ragazzi. Io devo togliere un veicolo. Come vado all'officina, però? Scusa, io l'ho appena comprata, non so come si fa. Allora, è successo qualcosa di terrificante. Ovvero? Il mio garage era pieno. Penso di aver perso l'auto. Come hai perso l'auto? No. Sì, io tipo l'ho scambiata con un burrito. No, ma come è possibile? No, 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 ok, il burrito è morto, ma adesso c'è quest'auto. È tutto normale, dicendo, tranquilli. Fere, tranquilla. Fere, tutto a posto. È per modificare il tuo veicolo. Allora, ragazzi, io ho appena scoperto che non mi accetta questo garage, devo andarmene in un altro. Perché? Ma come? Perché quello perché devi andare nel tuo garage, non quello di No, Steph. No, no, era il mio, zio, era il mio. Sei sicuro di avere il garage? Sì, sono sì. Ragazzi, dove tengo tutte le mie super macchine? Non si sa mai, magari sei un poraccio e le rubi. Paraurti no. Anteriore. Io no, inizio. Ma che bello, Steffo! Le modifiche. Guarda che belle curvette. Armatura 100%, perché noi ci vogliamo bene. Armatura 100%. Assolutamente. Anche io 100%. Questo mi piace molto. Per adesso lo prendiamo di colore diverso. Poi vediamo sì. Se nel caso riprendiamo. Ma i paraurti sono totali, raga. No, è proprio dire proprio questo. No, no, no. Vediamo qualcosa di bello tamarro importante. Bello, 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 bello. Però rossa è bella, raga. Però mi piace questo anche questo. Il più potente, marmite. Prendo questa, mi piace di più. Ok, scusa, ok. GT è veramente motore, bello, ovviamente, livello 4. Marmitina. Sì. Sono un po' triste. Ma Steph, ma quanti marmite soldi spendi, però? Oh, mamma mia. Le marmite sono brutte, io tengo l'originale. Ma solo a me piacciono le standard. Ecco, esatto. Anche allora, a me piacciono le standard. E cofani belli, Cofani belli, ci piacciono. Bella scelta qua, sono tantissimi. Secondo me dipende dal colore che si fa, raga, sapete? Io voglio andare di questo. Anche io, comunque ho scelto. Anche io. Bello, il diffusore da pista proprio da Lamborghini, carino. Ok, luci, no? Livrea, iniziamo a capire cosa possiamo fare. Ok, buone. Bella, 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 bella. Ok. Tamarra, Madonna, ragazzi, troppo totale questo. Troppo. Totale. Bella però, Fai silenzio, Steph, non senti i clacson. Ma ragazzi, ma c'è quello del Paris Saint-Germain, c'è. Ma come c'è quello del Paris Saint-Germain? Sì, strisce arro, poi c'è strisce quella italiana, sto male. Ma in che senso? Metto le calzoncine di Natale, bellissimo. Per non rovinare l'auto, dai. No, l'ho fatto ormai. No, ragazzi, ci sono delle livree che sono incredibili. Io ho messo... Posso dirti quale ho messo, Steph? Colore nero Vai. Lo scelgo dopo. Verde Viper. Ci sta. Verde... Ma io non volevo lo spoiler, marci. Ma ti dico solo quello. Non spoilerare. Solo quello. No, vabbè, stavamo comunicando, bastavano ascoltare. Oh, no, siete fastidiosi, raga. Oh, scusateci, raga. Siete cattivi. Le feritoie! Che belle! Però è molto bella l'originale, Sì, ma c'è un po' troppo gasato. No, ma perché veramente comunque è l'originale col vetro che fa vedere dentro. Purtroppo hai ragione, purtroppo. Sì, niente. Ferito io, bocciato per me. Allora, minigonne. Mamma mia, che macchina così. Allora, fatemi vedere. Quindi devo riscegliere i colori del neon. Palese, che così possiamo. Palese, senza dubbio, spoiler. Io ho fatto una Lambo nella vita reale, raga, uguale. Io sto facendo qualcosa di strano. Qualcosa. Qualcosa di strano. Di strano tra di noi. Allora, siete tutti però troppo concentrati, ragazzi. Allora, solo no, ma c'è proprio un asciugamano. C'è proprio ma perché io sto cercando di fare un bel veicolo. Tu li fai sempre brutti, capito? Sempre esagerato. No, non è vero. No, per il Ferre sono sempre peggiori. Sono sempre i migliori. Cioè, la insultano sempre, ma lei non legge i commenti. Guarda che poi lui non legge i commenti. Io li vado a leggere e fanno tutti i complimenti a me. E anche l'editor dà sempre ragione a me. Perché lui fa i veicoli che fanno schifo. Sì, certo. Cioè, vedi la mia auto e svieni. Feritoie, quali sono queste? Non sei pronta ancora. Stai zitto, che fai schifo. Ti faccio piangere. Verniciature, finalmente. Colore principale. Interessante questa cosa. Bello, bello. Che palle allora giallo. Cioè, da una vita. Raga, ma è pazzesco tutto ciò, comunque. Opla. No, ma spacca,
Allora, io sto arrivando ad una strada importante. No, ragazzi, io sono in alto mare, quindi calmatevi un attimino. No, anch'io ancora ne ho, eh. Però inizio a trovare la quadra. Inizia ad esserci un po' un design deciso. Mamma mia, ci avete perso. Io credo di aver fatto e riperso qualcosa di... e perso insane. Ancora. Ma no, che non mi piacciono mai i colori, cioè... Ma annoiano. Sono sempre gli stessi. Dovrebbero aggiungere più tonalità. Guarda, colorati la faccia così vedi di colori no, diversi. Non c'è. Ma niente. No, Steph, no. Dove no, sono Steph. I colori? Perché verniciature? Non mi ricordavo verniciature. Allora, allora principale, cosa mi vuole modificare? Cromato è orribile. No, raga, la mia è veramente troppo bella. È la mia nuova auto preferita. Dai che ti giuro. Ti giuro. No, ha ragione. Anche la mia nuova auto preferita. Ma infatti qua ci stiamo sfidando su qualcosa di importante oggi, eh. Sì, eh. Proprio tanto. Io, tanto sono molto indecisa sul colore, perché mi fanno tutti altamente allora. Schifo. La mia è un'auto che nella vita reale mi comprerei. Mettetela così. Bello. Sai, se avessi i soldi però. Vabbè. Quello è un altro discorso, Marcio. Quello è un altro tipo di problema. Se trovo la quadra, ho vinto. È il colore secondario il problema da me. Io entrambi. Per il tipo di livrea che ho scelto, mi stanno creando problemi entrambi. Allora, è uguale. Si fanno schifo, si cerchi. Madonna, raga. Quindi a questo punto. Io sto avendo davvero tanta. Continuo a dirlo. Tanta difficoltà con i colori. Non riesco a trovare la combo che mi soddisfa al 100%. Allora, così direttamente via. Metallizzati. Ci vediamo. Potrebbe veramente, veramente stare. Altrimenti, noi potremmo valutare. I gommenti proiettili. E le ruote pure, ragazzi. I cerchioni di base sono proprio belli, raga. Questo devo dire che ci sta. Io li ho cambiati. No, però aspettate, no? Sì, anch'io li cambio per fare qualcosa di diverso, però... Oh, io ho finito, ragazzi. Questo mi piace. Questo mi piace. A questo punto ho qualche dubbio finale su... Forse il colore. Sullo spoiler. Mi rimane qualche dubbio qua. Queste sono molto belle. Spoiler. Perché a me gli spoiler alti non piacciono ormai. Neanche a me di solito. Io forse andrei così, sapete. O così. Perché allora mi piace questo. Questo è molto bello, mannaggia che figata. Ragazzi, ho finito, sto uscendo. No, ragazzi, io ho bisogno di un attimo. Ho bisogno di un attimo perché sono in difficoltà, ragazzi, totale. Mamma, raga, il turbo che l'avete bella. Messo, si può mettere tutto, oppure tutto. Poi non posso sì, più modificare. Tutto così, ragazzi. Tutto puoi fare. Turbo, ok. Allora, sapete ruote. Che è talmente bella che vale la pena mettere il clacson. Io non lo faccio mai. No, sono orribili ste ruote. Le voglio tipo di lusso, le ruote. Vediamo i cromati. Belli. Devono no, essere Steph, belli io eleganti. Sono emozionato. Here we go again. Sto ascoltando... Io ho messo quelli di Natale. Bellissimo. Ragazzi, io, ragazzi, sono guardaci... fuori. Vabbè, con Ferri non parlo più. Che cavolo vuoi? Posso fare quello che voglio sì. della mia auto? Ma ti fa schifo. La tua fa schifo. Raga, io ho fatto. Un sacco di soldi, raga. Totale, bellissimo. Io sto lontano da voi. Voglio arrivare per ultimo, vi avviso. Arriverai per una alla volta. Una alla volta. Sì, sì. Fumo. Ognuno di noi sarà convinto di aver vinto. Però sì, lo no, decidono i consolini. No, io ho vinto, raga. Ma secondo me non lo decidete ognuno, voi, eh. Ognuno piace la propria, secondo me ci sta. No, qualcuno ne avrà perso. Nero, blu, io arriverò dopo, vi avviso. Io sto uscendo ora. Marcio è uscito, no? Arrivo. Ma. Aia. Mamma. Bene? No, ne ho ancora per un po'. Ancora? Sì. La mia è tamarriera, io vi giuro la io me la comprerei. Campioni, ci sfidiamo noi tre? No, ragazzi, sto arrivando. Arrivo. Aspettate, gli ultimi dettagli. Ma perché siete sempre così rompiscatole, mio Dio? Ah, no, fino a quando Ferre non arriva io non posso arrivare, Steph. Io sto andando incontro a uno di voi due, Ma chi è che l'ha fatta gialla? No, sei tu! Steph, l'hai fatta gialla, l'hai fatta! Ciao. Ti piace, Dai, su, di la verità, dai. No. Dai. Io e Marco abbiamo fatto la stessa auto. Avete la stessa identica auto, ragazzi. Bravo, Marci. Fra, siamo fratelli per sempre. Sei imbarazzante. Venite qua, affiancatevi. Però hanno l'auto identica. Allora, io penso di aver finito. Niente incidenti, per favore. Steph, è diversa la mia. Venite nel pretino. La mia è cromata viola, in realtà. Sto arrivando, ragazzi. La vincitrice qua. Della gara è qui. Ma stai spostatevi. Zitta, o pagliaccia. Qui, mezzo e prato. Dove siete, perdenti? Allora, vai, uno affianco all'altro. La mia niente incidenti, guardi, ogni riflesso. Campione, è un ti devi girare viola. Verso di me. È vero, la mia. Io l'ho fatta opaca. L'ho fatta. La sua è opaca. La mia è cromo viola, Steph, dai.
Più bello opaca, dai. Ma che cosa stai dicendo? Io non ho capito perché avete combinato il viola al verde acido. Ragazzi, dove siete? Ah, eccoli. Però lo spoiler col viola in cielo. No, Ferre, che cos'è questo schifo? Tu fai schifo. Ferre, hai fatto... L'hai rovinata. Tu Dov'è? L'hai rovinata. Raga, fa schifo. Ma belle le vostre, che sembrano l'auto di Arlecchino. Almeno io provo allora, a fare qualcosa di decente. No, ragazzi. No, ragazzi, per me avete rovinato le auto. Dovete chiedere scusa. Qual è la tua? La più bella. Quella è con lo sportello aperto, questa non qua. Non capisco. Quella di Sam, sapete che è veramente la più brutta? No, allora, la più bella è questa, raga. Ma è uguale all'altra. È giusto, questa la mia più bella. Dai, ragazzi, no, guardatela bene. Ogni volta che muovete è un cromo viola diverso, dai. Messo viola appunto, mezzanotte. Per quello è bella. Perché parliamo è così, è perlescente. Io lo metto sempre, quindi non l'ho messo stavolta. Ma la state guardando bene la mia? Ma Steph, ma la tua è bianca. La tua è proprio brutta, Steph. Ma sei gialla, ma dov'è bianca? I cerchi però sono belli, i cerchi sono belli, Steph. No, non è vero, è proprio brutta. È brutta tutta. Ragazzi, ma è possibile che ogni volta dobbiamo litigare? Allora. Questa roba? Ma ognuno si fa... Bene, per me è ultima. Ma non è vero! Palesemente la più brutta che ho mai visto. Non pensavo che una Lamborghini potesse essere brutta. Aspettate, zitti tutti, sentite? Cioè... Bene, senti un vero clacson. Ho vinto a mani basse. No, non l'hai fatto sentire, stai zitto. Ho vinto a mani basse. Steph, fermati, si deve sentire il mio. Steph, ti faccio esplodere. Però Marco ha sbagliato una cosa. I cerchioni dovevi metterli viola perché no, era totale. No, i cerchi così sono fighi neri perché sono belli classici. Allora, per me Ferre è ultima. Non è vero. Ok. Non è normale che abbiamo fatto la stessa tra Marci e Marco. Allora, l'ultimo è Steph. È la più brutta quella di Steph. Ferre è stupenda. È orribile, Steph. E Ferre, vedete che no, allora, la tua è davvero la più brutta. Ferre, la tua è la più brutta. Poi, guarda, direi la quella mia, di quella di Marci e quella di Marco perché sono simile. Però la tua era più brutta. Comunque, posso dire una cosa mia di scolpa? Marco mi ha copiato perché l'ho detto che mettevo il coso lime. Ma che cacchio dici? Io ti ho sentito e l'ho evitato. Aia. Grazie, ma non è vero. Ma cosa pesante. Pesantissimo. Io ho fatto il cromo viola perché stava bene col giallo. Non so se a me comunque nero, piace più quella di Marci. Quella di Marci. Grazie, Steph. Non è vero. La tua guadagnata un po'. C'è di viola da Tamarro. Guardate. Tanto non decideremo noi, ragazzi. Quindi possiamo insultarci quanto volete. Ma scusa, ma lui ha messo le luci verde acqua che non c'entrano niente. Le mie sono viola abbinate alla livrea. Ma poi ha messo le ruote celesti. Cioè, ma guarda qua che figata. Ma che schifo, Steph. E poi c'è quello che voi non sapete fare perché siete dei plebei. Guarda il braccio. Bam! No, Steph, ti ha distrutto la fiancata. Esatto. Ferre. È stato fatto apposta. Ferre, me l'hai graffiata. Ma siccome Steph si crede intelligente, allora... No, Steph, Marci, ti ha distrutto tutto. No, ma c'ha l'armatura totale, quindi non voi si è fatto non state niente. Guardate, no, Ferre, raga, si crede che è figo, ma in realtà non sta facendo Ferre, niente. Ferre, mi dici per favore il tasto? M. Credo. Come si veicoli. Apre questo menu? Sì, M, veicoli. Steph, dai! Steph, ragazzi, è per quello che devo vincere io. Lui è una persona Io. Fa di veicoli che fanno cagare, l'abbiamo detto tutti. L'ho vinto io, ciao! Bene! Sì, non ti devi permettere! No, ha vinto Ferre. Dopo quello che hai fatto, ha vinto Ferre. Ragazzi, me lo investo! Sto facendo il matto! Secondo me ha vinto Marco. Per me ha vinto io. Per me ha vinto Mario. Ha vinto io, palese. Per me ha vinto io, allora. Cosa vuol dire? Allora, ragazzi, per me la mia è la più bella. Cosa vi devo dire? Comunque sto facendo una guida test. Guarda, Ferre, le nostre auto di studio sono così carine. Ma, signora. Vedere, no, guarda, le poveri. Ma è velocissima questa auto. Marco, ma vero. È morta, meno male, signora. È un missile. Ragazzi, dai, ragazzi, adesso pure il veicolo rotto lo devo far riparare. Sium! Raga, ho aperto l'assicurazione. Sium! Ho 8 macchine da riparare. È andato lo schifoso. Sium! Ma come, Marci, non le ripari mai? No, non le riparo mai. Ah. Allora. Voilà. Ci fermiamo. Bellissima quest'auto. Fateci sapere nei commenti chi ha vinto, anche se sappiamo già. E ci vediamo in un prossimo video. No, stavo chiamando. Ciao. Ciao.